Quello che dobbiamo metterci in testa è che i problemi della Juve non si risolvono dall'oggi al domani. Come ha detto Cristiano Giuntoli, non sarà un evento, sarà un percorso. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini e mi corazon, how you doing? Come state? Come state signori? Il giorno 2 della nuova stagione che è appena iniziata. Il giorno 2 perché appunto ieri c'è stata la conferenza stampa del nostro grandissimo direttore sportivo. Che DS signori, questo veramente è un direttore sportivo. Si presenta alla prima conferenza stampa solo contro tutti, contro questa audience maledetta che lo infila per 20 minuti con domande di qua e di là, alcune più, alcune meno intelligenti, ma quelle che vogliamo fare, che ci vogliamo fare, e io che mi emoziono e mi carico perché mi sembra che stiamo rincominciando dal piede giusto, stiamo ricominciando da quello che veramente questa squadra, questa società aveva bisogno. E quindi il vostro Andrea, stai calma, da New York a questo giro, stai calma, non lo dico a voi, ma lo dico a me stesso perché sono troppo carico, sono troppo carico, sono già partito in quinta, invece devo ritornare un attimo con l'equilibrio, la calma, la serenità, queste calma, equilibrio, pazienza, questi sono termini che il nostro caro Cristiano Giuntoli ha utilizzato non a caso più di una volta durante la conferenza. Faremo un po' un riassunto, però vedremo che appunto dal punto di vista comunicativo ha scelto di ripetere molto chiaramente determinati concetti, anche perché ha fatto capire: io signori vengo per fare il mio lavoro, e quello che do per certo, che vi darò sicuramente, sarà il fatto che sono un lavoratore instancabile e vado dritto per la mia via. Non sono il Giuntoli del Napoli o il Giuntoli che porta la rivoluzione, alla domanda di Nerozzi, no? La rivoluzione o l'evoluzione. Giuntoli entra a far parte di una grande società e molto umilmente si mette a cercare di essere un valore aggiunto per quello che deve essere il nostro progetto e di conseguenza gli obiettivi a breve, medio e lungo termine. Appunto per questo, sempre per citarlo, dice: l'arrivo di Giuntoli alla Juventus non deve essere un evento, bensì deve essere un percorso che innesca un meccanismo virtuoso che poi rende tutte le cose più semplici. Noi lo sappiamo di che cosa sta parlando, noi lo sappiamo perché questo meccanismo virtuoso l'abbiamo innescato più di una volta nella storia, nella gloriosa storia della nostra società bianconera, no? L'abbiamo innescato più di una volta, io perlomeno personalmente almeno due volte ricordo che questo percorso virtuoso è stato bloccato da quello che poi gli attacchi a livello comunicativo, giudiziario, eccetera, eccetera, sono stati nei confronti nostri. Quindi Giuntoli che si dimostra uno che conosce il lavoro e che sa quello che vuole. E molto bella è stata anche la domanda che gli hanno fatto riguardo all'influenza che l'umore dei tifosi potesse avere sulle scelte di mercato. Le scelte di mercato l'abbiamo tagliata molto molto breve, sono già state fatte, no? Il mercato della Juventus è Rabiot, e la riconferma di Milik, e Weah che è appena arrivato. Per il resto c'è da fare una razionalizzazione. Razionalizzazione, altro termine che ha usato più di una volta, una razionalizzazione della rosa che in questo momento è composta da troppi elementi. Ci sono degli elementi che fanno parte del progetto, degli elementi che invece si allenano a parte perché non fanno più parte di questo progetto. E qui arrivo di nuovo al punto che dicevo prima: questo è la persona, questo è l'uomo,
al posto giusto nel momento giusto, perché da Cardiff fino ad oggi il problema di mala gestione della Juventus è stata proprio questo, che non siamo riusciti a capire che era il momento di chiudere un ciclo e ricominciarne un altro, e di conseguenza tramite la comfort zone, i vari anni di permanenza all'interno dello spogliatoio, si è venuto a creare un clima da parte di alcuni giocatori che diciamo li metteva in una posizione col coltello dalla parte del manico e ad avere un po' troppa influenza a livello decisionale, addirittura più importante dell'allenatore. Sarri ne sa qualcosa, Allegri la scorsa stagione ne ha potuto sapere qualcosa. Quindi arriva una persona, arriva un uomo al comando che io spero, sembra perlomeno da quello che è l'inizio e da quello che sono le sue parole, i suoi discorsi, non farà più accadere questo tipo di cose. Quindi se tu sposi il progetto, sei appassionato al progetto, credi nel progetto, sei il benvenuto. Al di là di quelle che sono le tue qualità tecniche, tu puoi essere un fenomeno e il giocatore più forte del mondo, però la prima cosa importante è che sposi il nostro progetto, altrimenti non ci servi. Sul mercato in uscita ovviamente era inevitabile che avrebbero fatto la domanda su Vlahovic, su Chiesa e su quella che dovrebbe essere l'entrata di Lukaku, ma quello ne parleremo dopo. E lui molto chiaramente, da persona intelligente e diciamo anche strategicamente, ha detto che sia Chiesa sia Vlahovic sono giocatori su cui la Juventus punta tutto. Poi dopo ovviamente la necessità di fare un mercato competitivo e sostenibile allo stesso tempo esiste. I problemi economici dati dalle penalizzazioni eccetera eccetera esistono, quindi se dovesse arrivare un'offerta irrifiutabile che mette sul banco troppi soldi a cui non si può dire di no, allora prenderemo in considerazione la possibilità di vendere Vlahovic o di vendere Chiesa. Però ricordatevi che il fatto che ho appena detto del credere nel progetto e del voler sposare quello che è la rinascita, il progetto di rinascita della Juventus, secondo me gioca un ruolo fondamentale che è anche più importante delle difficoltà economiche e quindi della necessità di fare cassa. Io non posso essere più d'accordo, e soprattutto quello con cui non sono d'accordo, uscendo un attimo al discorso Giuntoli, è tutta questa marea di critiche che sento nei confronti della mossa Lukaku. Lukaku, che sì, è vero, è un trentenne rispetto a Vlahovic, che invece ha 23 anni, però quello che vi dico io, i ragionamenti che fate in questo caso sono dovuti al fatto che vedete Vlahovic come il nuovo Mbappé, perché così ce l'hanno venduto. Però visti gli ultimi due anni, le ultime due stagioni fatte con la Juventus, io personalmente mi sento di dire che questa, in questo momento, potrebbe essere l'ultima vera occasione di vendere Vlahovic a un prezzo come quello che si è sentito del Paris Saint-Germain, che tra i soldi e i bonus salirebbe fino a 90 milioni di euro. Ecco, io, per come lo vedo io, questo non è un giocatore che farà quel tipo di salto di qualità. Poi se lo teniamo, per favore, Dio dimostrami che ho sbagliato e che invece devo chiedere scusa a Dušan. Però a me non sembra che questo giocatore sia uno da fare il salto di qualità, quindi se dovessero offrire 90 milioni e come sostituzione Lukaku riusciamo a prenderlo a 40 milioni, io penso che è una mossa piuttosto intelligente da fare. Anche perché quando descrivete Lukaku come un brocco,
siete parziali nella descrizione di questo giocatore, nel racconto di questo giocatore, perché questa è retorica, è semplicemente perché vi siete divertiti a prendere in giro l'amico interista dopo la finale col meme di Lukaku che prende la palla addosso e la para quando Di Marco prova a metterla in porta contro il Manchester City. Però io vi dico che quello è Di Marco che non avrebbe dovuto tirare di testa quella palla a 50 centimetri dal suolo. Falla cadere, piazzala di piatto o tira una botta di collo, non lo so, ma perché dovrebbe aver colpa Lukaku, che tra l'altro, a differenza del nostro grande attaccante Vlahovic, fa i movimenti da centravanti. Quando in finale Champions League Lautaro non la mette in mezzo, Lukaku fa il movimento che un centravanti dovrebbe fare. Taglia davanti al difensore perché se gliela passa la mette dentro sul primo palo. Vlahovic sta nascosto dietro i difensori. Poi voi potete continuare a raccontarmi il fatto che non creiamo occasioni e quindi questo poveretto sta su da solo. Allora, visto a maggior ragione che ci siamo tenuti lo stesso allenatore che avevamo l'anno scorso e che verosimilmente giocheremo con lo stesso modulo dell'anno scorso, meglio avere uno che perlomeno fa movimenti a centravanti e riesce a difendere la palla, non viene anticipato ogni volta che sta a spalle alla porta. Quindi per me la mossa Lukaku, nel momento in cui dovessimo vendere Vlahovic a quelle cifre, è una mossa azzeccata. Ma a prescindere da questo, quello che dobbiamo metterci in testa è che i problemi della Juve non si risolvono dall'oggi al domani. Come ha detto Cristiano Giuntoli, non sarà un evento, sarà un percorso. Per il percorso c'è bisogno di tempo, signori, quindi non cominciate a fare come, per fare una grande citazione cinematografica, come in Shrek, no? Quando Ciuchino dice siamo arrivati? Siamo arrivati? Siamo arrivati? Mettetevi comodi, godetevi il viaggio, guardate un po' il paesaggio e quando saremo all'arrivo ce ne renderemo conto, ok? Per favore, no stress e sempre tanta calma signori, perché io c'ho delle sensazioni positive. Cominciamo bene, facciamo fuori gli esuberi e poi alla prossima magari parleremo anche di quelli. Per adesso vi saluto con le solite tre regole: stay fresh, stay crispy e stay calma. Ciao belli.